Là là ragazzi, io sono Ace of Pixels, benvenuti in questo nuovo unboxing. Come sapete, la settimana scorsa IKEA nel suo keynote ha presentato un nuovo tablet. Allora, normalmente doveva presentare il nuovo catalogo, cosa che ha fatto, però quest'anno IKEA sono uscita anche con un tablet che secondo me promette davvero bene. Beh, ce l'abbiamo qua davanti, come vedete si presenta con questo bellissimo pezzo di Scottex davanti sulla scatola, e niente, adesso vediamo un po' com'è la scatola. Praticamente qua toglio lo scritto IKEA e qua sotto c'è scritto Wacom. Non mi chiedete perché, probabilmente integra la tecnologia Wacom, però ragazzi sposto il microfono e iniziamo con unboxarlo. Ah, apriamo, ci si presenta questo foglietto con scritto Welcome Intuos Pro, non so cosa c'entra, però qua Welcome IKEA, grazie IKEA, però penso abbiate scritto male, poi sotto si sono corretti e hanno sbagliato di nuovo, ma vabbè ragazzi, cose che capitano. Alziamo questo coperchio ed ecco il tablet in tutta la sua splendezza. Allora, ci viene fornito di eccolo qui ragazzi, l'ho tirato fuori per sbaglio, comodo pennino per il tablet. Abbiamo qui il tablet stesso, lo vediamo dopo, e sorpresa sorpresa ragazzi, un caricabatterie per iPhone 4S, che non c'entra niente. E poi ci hanno anche omaggiati di una Wacom Intuos Pro. Non so che cosa c'entri questa Wacom, che non riesco a far entrare essendo da 17 pollici. Però comunque c'è anche il pennino, diciamo buon regalo da parte di IKEA, quindi se siete appassionati di disegno digitale è perfetta per voi, diciamo. Ok ragazzi, allora abbiamo qua il nostro tablet, mi sono dimenticato di dirvi dietro questo foglio, qui abbiamo le specifiche, adesso le vediamo. Allora, la CPU è una, tanto BookBook, qui leggiamo il nome del terminale, Quartec Snappinos A7K1 da 3 GHz e 12 core. Praticamente qui cosa hanno fatto? Non sapevano che processore montarci, allora hanno fatto una minestra, insomma. Allora, Qualcomm, praticamente è tutto abbreviato, no? È un Qualcomm MediaTek Snapdragon, c'è un incrocio tra uno Snapdragon, un Exynos, un Apple A7 e un Nvidia Tegra Pacco K1. Sommando tutti i core praticamente, perché insomma hanno fatto un calcolo molto preciso, è uscito che erano 12 core. La GPU non è una GPU da tablet, perché ci hanno montato una GTX 880M da portatili. M sta per manna che potenza, esatto. Display IPS Retina da 10,2 pollici, risoluzione 4K 3840x2160 pixel. Ovviamente quando è aperto, perché questo una volta sbloccato si aprirà in due e diventerà da 15 pollici. Sì, perché dovrebbe diventare da 20, però diventa da 15. Così c'è scritto. Fotocamera posteriore, che vediamo qui. Ecco, non so se si vede bene. È da 10 megapixel della Sony, e la selfie camera, quella qua dove c'è la R, è da 8 megapixel. La batteria è eterna da infiniti mAh, praticamente non ha bisogno mai di essere ricaricato. Adesso lo vediamo bene. Allora, caricabatterie per iPhone 4S, quindi ancora più inutile di quello che pensassi, lo mettiamo da parte. Allora, vediamo subito questo tablet. Ok, allora, per sbloccarlo ragazzi, praticamente la ROM cucinata da IKEA, insomma, con le cucine IKEA, quelle che si montano col trapano, è molto stabile, cioè diciamo gira molto bene su questo tablet. Vabbè, vediamo come funziona. Per sbloccarlo, diciamo, gesto un po' imitato da iPhone, però guardate che bella che è l'animazione, si sblocca scorrendo in questo modo. Ed ecco che si apre in due, però ragazzi così non si vede la chip, devo allontanarmi. Ok, così. Ci dovreste vedere abbastanza. Viene
equipaggiato con un totale di, ma non c'è scritto, però diciamo parliamo circa 500 applicazioni, ogni pagina è un'applicazione, quindi non c'è il drawer né la home, e queste applicazioni non fanno nient'altro che mostrare i prezzi dei mobili dell'IKEA, quindi non è tanto utile. Però vi farò il tutorial anche per installarci TouchWiz e addirittura iOS, perché sono riuscito a fare diciamo a creare uno speciale cheat che vi fa creare un iOS fatto apposta per girare su questo. Perché sono fortissimo. Allora, adesso scorrendo le pagine, come potete vedere, c'è tutto, cioè potete ma non è che dovete scorrere se volete raggiungere la pagina che volete. No, potete anche fare così, guardate. Prendete su qui e andate alla pagina che volete. Qui con un mega televisore Samsung. E niente, diciamo, il sistema operativo si naviga così, ha molte funzioni. E vi mostro anche, cioè non c'è modo di spegnerlo, però come fate, se dovete tornare alla home una volta che avete, diciamo, spento. Cioè l'avete chiuso. Allora, boh, andiamo una pagina che ci pare, tipo questa con i pavoni. Fate un segnalibro. Come si fa un segnalibro? Così. E voilà, avete un segnalibro. Vi basterà chiudere. Vedete il tablet. Riaprite, siete alla stessa pagina. E potete mettere quanti segnalibri volete, cioè non c'è limite. Tutto quello che vi pare. Intanto è salito il gatto sul, lasciamo stare. Ecco qua. Tipo, ragazzi, davvero facile da usare. Al più presto farò un confronto anche con iPad, e anche vari tutorial su come installare tutte le ROM, diciamo. Beh, bel display, risoluzione altissima, molte app, cioè nasce tutto installato, infatti non c'è nemmeno, non vi dovete nemmeno collegare a internet, che è già tutto installato. Beh, ci vediamo ai prossimi tutorial su questo fantastico tablet, come flashare la ROM, tutto quello di cui avete bisogno. Da Ace of Pixels è tutto, per Spazio Mobile ci vediamo al prossimo video.